Carlo Seminara che arriva direttamente da Mykonos per fare questa gara. No, è Romano Caviglia che, sì, che mette in giro queste notizie false e tendenziose. In Grecia non fa solo il rally, non le vacanze. Ecco, però in Spagna? Sì, ma piuttosto. È stato un motivo di scherzare con gli amici. Senti, come al solito te, doppio ruolo, qui team manager, no, ma pilota. Manager, no. Ah no, sei in vacanza? No. Fai solo pilota? Pilota, vado a seguito di Paolo per vedere se bisogna qualcosa. Certo. E un attimo di preparazione perché io quest'anno alla Dakar non vado perché... Non avendo fatto gare del mondiale, ma avendo fatto le altre gare, purtroppo c'era tanta gente e allora hanno fatto una selezione, giustamente, però prepariamo le altre gare da qua. Mentre Paolo, per lui è una gara importante, che certo, la sente, è una bella gara, c'è tanta bella gente, dei piloti forti, per cui stamattina si è andati a provare, ci sono dei problemi, c'è tanto fango. Avevano detto che non era piovuto però dove faremo la speciale domani, diciamo. Non si sa, per cui sarà un rally difficile, ci vuole testa, non bisogna... Concentrazione, non bisogna partire con le idee strane di fare tanto subito perché i chilometri sono tanti. Chiaramente la sicurezza è la prima cosa e su 3.000 km tu sai quante Dakar hai, non lo so, cioè non è la velocità che ti porta avanti, ma è la costanza, arrivare la moto e il pilota, purtroppo da solo uno e solo l'altro non va bene. Tu sai che casomai quest'anno il chiudi pista è Mi8, quindi quello è una garanzia. Mi8 sicuramente... chiude la vista Mi8. Beh, ma se ti trova poi viaggiate insieme eventualmente. Sì, preferisco non aver bisogno di esatto, non farmi trovare. Voglio bene, ma è una condizione. No, quello che mi preoccupa più di tutto è nelle lunghe distanze, che sia asfalto o fuoristrada, poca importanza, che sappiano gestire i problemini, non di salute, perché io non auguro mai a nessuno avere problemi, però tu sai benissimo che certo, qualsiasi cosa, chi rompe un raggio, chiaro, chi finisce resta senza benzina e chi ha un problemino, tre problemi, quattro problemi su 500 km allungano in distanze diverse. Sai, io ho esperienza dei lupi e dei cani qua. Infatti stavo arrivando proprio su questo punto, volevo sapere se ti sei informato come stiamo messi a cani sul percorso di gara. L'importante è che... ti sei portato le crocchette in tasca? Sì. Perfetto, allora sappiamo già come debellare questo pericolo. Comunque è un bel rally, sta crescendo tanto, deve fare... Beh, i piloti alla partenza quest'anno, tanti, infatti. E... chiaramente... non bisogna pensare che c'è non è una gara del mondiale, per cui non ci sono le sicurezze di assistenza durante un percorso così lungo. Io ho esperienza in Albania, ho dormito tra i minatori, però là lo sapevo. È un'esperienza. E qua, sì. D'altra parte dormi con Catanese, voglio dire, ti pare che non puoi dormire con i minatori? Sì, già è il problema, già quello vincere un rally, dormire con Catanese. Però l'importante è finire queste gare, perché 3.000 km è uguale di più a una gara di un mondiale. Equivale a una gara lunga, certo. Sono tappe tipo Dakar, non c'è la sabbia, ma poco importa, ci sono le pietre, c'è l'acqua, chiaro, c'è la pioggia, chiaro, c'è il freddo, per cui... Concentrazione quindi. Sì, soprattutto, ho detto anche ai piloti giovani, ho detto non pensate che è una gara di enduro. Calma. Poi i primi tre giorni pensate, esatto, poi si prendono le misure. E poi cominciate a divertirvi, perché bene, qua se vi perdete... sai, no. Elicotteri penso che ce ne sono. No, poi c'è Mi8 dietro, non si prende nessuno, no, quello li trova lui. Dice, ma sono sicuro con questo Mi8, perché Mi8 è nemico, però se vede un bar si ferma. È possibile, l'ha già detto infatti, intanto che aspetta. Intanto stamattina è arrivato un'ora tardi alla colazione e ha detto, ma come mai è chiuso? Mi8 sono le 11, di solito alle 10. E vabbè, è così. Comunque ci vediamo strada facendo. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie. Grazie a te, ciao Carlo.